Sì, grazie Presidente, grazie anche all'opposizione che ha votato favorevolmente questo. Vado. Allora, questa delibera interviene a mettere ordine nel sistema delle agevolazioni fiscali che il Comune di Roma, Roma Capitale, eroga ai cittadini residenti in materia di refezione scolastica e allinea formalmente la delibera numero 74 del 2010 di Roma Capitale al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel numero 158 del 2013, meglio noto come il decreto Letta. Da dove nasce questa proposta? Questa proposta nasce da una serie di interrogativi che gli utenti hanno presentato proprio in materia di agevolazioni fiscali, in conseguenza di perdite di lavoro o di situazioni di disagio in cui improvvisamente si sono venuti a trovare. E quindi abbiamo, d'accordo con gli uffici, d'accordo anche con i municipi che abbiamo ripetutamente incontrato in commissione, abbiamo pensato che fosse necessario, indispensabile e urgente normare e quindi acquisire formalmente il cosiddetto decreto Letta all'interno delle norme che sono appunto di Roma Capitale e nello specifico la delibera numero 74. Quindi recepisce Roma Capitale formalmente il cosiddetto ISEE corrente, ossia la possibilità che viene data a chi si trova improvvisamente in difficoltà di presentare la propria dichiarazione, quindi la dichiarazione sostitutiva unica, anche in corso d'anno, anno scolastico ovviamente. E quindi ci è sembrato veramente doveroso e urgente intervenire in questo senso. Ci è sembrato anche importante anticipare la data di presentazione del cosiddetto ISEE in un periodo consono per gli utenti, quindi evitando la pausa estiva del mese di agosto, dove magari i cittadini distratti dimenticano di presentare quelli che sono i documenti utili. Quindi i punti fondamentali su cui si interviene è appunto l'anticipazione al periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ciascun anno la presentazione del documento richiesto e quello di fare uno specifico riferimento appunto all'ISEE corrente. Io devo ricordare che il lavoro che viene presentato, questa proposta è stata valutata, analizzata, condivisa con tutta la Commissione e quindi tutti gli incontri anche con i municipi e con il Dipartimento hanno seguito un percorso ampiamente condiviso, quindi anche con l'assessore e quindi si arriva in aula con il parere favorevole della Commissione, tant'è che ho ritenuto di presentarla proprio come delibera di Commissione. Quindi un ringraziamento a tutti i colleghi e agli uffici ovviamente, sia quelli del nostro staff, sia gli uffici del Dipartimento, ovviamente il segretariato, tutti quanti hanno concorso proprio per arrivare nel miglior modo possibile a questa delibera. L'obiettivo è sicuramente quello di andare incontro alle esigenze delle famiglie e quindi dare delle risposte concrete alle loro richieste. È chiaro che il percorso adesso andrà ancora avanti perché avremo altre situazioni da analizzare proprio nella erogazione di quelli che sono i servizi che Roma Capitale eroga ai cittadini. Grazie. Grazie a lei, consigliera.